Bella ragazzi, come dice il nostro PH Red Killer, io sono PH Simorepe e con me c'è... PH Kiki! E partiamo con Desmond, perché inizialmente abbiamo saltato tutta la parte iniziale di tutti i video che sono una... Una rottura di palle, chiaramente. Ecco il GG, facile facile. E poi parte inizialmente la storia di Desmond, che è entrato nel suo cavolo di coso, ci spiegano e finalmente c'è il nuovo personaggio che iniziamo a conoscere lentamente, che suppongo si chiama Connor se non mi sbaglio, e va niente bene, qua si stanno accingendo, sì, lui certo. Suo... accingendo certo. Sì, accingendo, accingendo. Qua il suo maggiordomo che si avvicinano al nuovo al teatro. Non devi dirlo, stai spoilerando. Sì, no, stai già spoilerando. Allora, non si capisce niente. E lo dico, è il teatro. Adesso vedete il portone. Per chi ha già giocato a Assassin's Creed 3, saprà che adesso entriamo nel teatro. Per chi non ha ancora giocato, è un semplice spoiler. Vabbè, graficamente non abbiamo da discutere. Sappiamo la qualità della Ubisoft. Sappiamo come lavorano. E sappiamo che è un gran giocone Assassin's Creed. Non c'è niente da fare. Poi ricordiamo comunque che PH Kiki è una che persevera su Assassin's Creed. Infatti li ha giocati tutti, giusto? Sì, a parte il primo che non mi lasci giocare perché non ho ancora capito perché. Altair, vabbè, è un gran giocone ma è troppo noioso, è tutto uguale. A me che piacciono, devo giocarli tutti, tu non mi lasci. Ci giocherai. Vabbè, quando ci avrò 90 anni non so più tenere in mano il joypad. Ma intanto è noioso, fai la prima missione, è tutto uguale. Vabbè, quindi. Ok, c'è ragione tu, Guardate che bello. Siamo finalmente all'interno del teatro. Ci abbiamo Connor che sta cercando il suo maledetto posto perché si deve sedere a vedere sta cacchio di opera. Bello, fatto bene. Gran bel teatro, Ambientazioni finalmente sono cambiate. Non andiamo più sul classico, sul rinascimentale come prima con i medici o comunque in Altair. Finalmente andiamo su un'altra epoca e comunque è molto bello. Fanculo, vedo 90. Non so. Senza offesa, però c'è interrotto la commedia in scena questa sera. Il e qua c'è un piccolo dialogo che se volete ve lo lasciamo sentire, ma non ve lo faremo sentire perché noi siamo bastardi dentro. Viva il Furbus Clan tutta la vita. E comunque adesso dobbiamo trovare l'obiettivo da uccidere. Come tutte le prime missioni di Assassin's Creed, non c'è niente di nuovo. Al lavoro. Faremo quella storia lì, lo cercheremo, lo uccideremo. Sempre così. Ecco che ci rialziamo. Dobbiamo attivare l'occhio dell'aquila. E io non riesco a trovarlo. Perché premettiamo, sono stata io a fare a giocarlo il primo. Ne frega niente a nessuno. Vabbè, chi se ne frega? Io non riuscivo a trovarlo, ok? Questo potevamo anche averlo scaricato da internet questo filmato che era uguale. Invece originale fatto da me, made in Cristina, va bene? Cristina, cazzo da Cristina. Sono io, bene, sono non mi ricordo di dire Kiki. Dovrete trovare una testa. Sta già decidendo dove andare per la prima uccisione. So che a voi che avete già giocato Assassin's Creed 3 vi state rompendo le palle, ma a noi non ce ne frega niente. Noi stiamo è un maleducato il mio ragazzo, scusatelo. Stiamo facendo questo video. Cazzo vuoi, ragazzo? Noi stiamo facendo questo video perché stiamo creando un let's play, tanto per far vedere a chi, ovvero una babbo come te che stai guardando, non hai potuto giocare ad Assassin's Creed 3. Allora, offendo, mi porti all'offesa, non posso farci niente. Che faccio io? Sei nata, già quello ho fatto per essere offesi. Comunque, andiamo avanti. Vabbè, allora, qua ci arrampichiamo. Ovviamente nessuno nel teatro ci vede che ci stiamo arrampicando, perché siamo invisibili, ovviamente. È piena notte. Sì, è piena notte. Qua io gioco un attimo, perché PH Simorepe non capisco che dovevo salire. Abbiamo provato delle prove per vedere lui saliva, comunque per vedere la qualità dell'arrampicata, la libertà anche che ti lascia il gioco, oppure se dalle linee basi. E in questo caso ci siamo accorti che per fare questa missione bisogna seguire quello che dice. Non possiamo arrampicarci come vogliamo. Sono mongolo, non è colpa mia. Non possiamo arrampicarci dove vogliamo, ma dobbiamo seguire uno dei binari ben stabiliti, purtroppo. E quello è restrittivo. Restrittivo per essere la prima missione, cioè. Vabbè, andiamo avanti. Oh, arriviamo alla più grande merdata mai vista in un videogioco che vi ricorda. Allora, Skyrim, avete in mente come si scassina le porte? Sì. Tu prendi i tuoi grimandelli, apri, scassini la porta. Ecco,
Qua l'hanno copiato uguale. Con quello sinistro muovi quello sotto. Semplicemente a stima. Non c'è un senso. Giri. Tu giri, nel momento in cui giri si sblocca così. No, no, giri. Quando hai girato e sei nel punto giusto, ti dici di girare l'altro. E poi di schiacciare RT. Sì, ma è automatico. Cioè, non è che dici giro in quel punto, perché secondo me quel punto dove sblocca la porta. No, è automatico così. Skyrim, spero, per quelli che lo conoscono, Skyrim ha un senso logico nello scassinare. Qua no, qua è così, alla buona. Tanto per... Vabbè. Tanto per aggiungere elementi nuovi. È un buon elemento aggiunto, ma studiato male, secondo me. Poteva essere molto migliore. Basilare, troppo base. No, migliore, basta. Molto migliore, direi. Beh, che no, non è molto... Aggiungo... Italianizzato, però... Vabbè. Anche okay, italianizzato. Cioè, qua... Formiamo un italiano perfetto. Vabbè, qua arriviamo finalmente al nostro bersaglio dorato. Dopo un piccolo errore, vabbè. Scusate. Qua parte il piccolo video in cui i nostri personaggi si spiegano. Io devo morire, no, ma perché proprio me? Con tutta la gente che c'è al teatro, perché proprio me? E vabbè, morirai. Comunque, spoiler anche un po', però se ne frega tanto, poi muore. Poi non dico io a me prima. Vabbè, ma al teatro non si sapeva. E tu hai già detto che uccidono loro. E beh, ma è il bersaglio d'oro, è ovvio che muore quello lì. Comunque, vi lasciamo sentire questo piccolissimo dialogo. Anzi, no. Per quel che vale, mi dispiace. Anche a me. Ma a me no, non ti conoscevo. Cazzo vuoi? Ecco che un bambino viene traumatizzato così dal povero Connor. Dalla bellissima faccia di Connor, perché è orribile. E gli dice anche... C'è proprio la faccia da indiano, in effetti. È un pelle rosso, un indigeno, abbastanza... I dinamenti sono giusti. Qua ci abbiamo le donne che ci provano. Le donne che ci provano. E poi vi saltiamo la parte in cui lui scappa, perché c'è il bottone cammina veloce, ma è finto, non si può schiacciare. Bisogna camminare lento, camminare. 2 minuti e mezzo di camminata. Ve la saltiamo accelerando tutta la camminata. Non sbatti. Infatti qua la gente tipo viene arrestata. Tu cammini tranquillamente. Ovviamente uno che cammina normalmente dopo un urlo, senza girarsi e vedere la scena, non viene accusato, non si fanno delle domande. Vabbè. Qua vediamo il teatro, comunque ricordiamo che la grafica è buona, le texture sono buonissime, le animazioni non ne parliamo, beh, per un gioco comunque dove ci si arrampica, dove bisogna correre eccetera eccetera, le animazioni sono molto importanti e come sempre la Ubisoft non delude, anzi, sono delle animazioni a fior di fiore. Comunque, andiamo avanti. Che cazzo vuol dire fiore? Vabbè, c'è un fiore, nasce un altro fiore, quel fiore è più bello del fiore di prima, sicuramente. Abbiamo saltato la parte in cui si esce e finalmente arriviamo al piccolo video finale. E comunque vi salutiamo dopo avervi fatto vedere la prima missione di Assassin's Creed 3. Lasciate un commento su cosa ne pensate di questo gioco, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto. Se mi rivolete sentire. Ah, perché ovviamente adesso PHKiki è un ospite in questo mio video Let's Play. Ma presto ce ne saranno altri, ci saranno altre novità e altri video. Vi salutiamo ragazzi e alla prossima. Come desideri. Ciao ragazzi. Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook e qui. Ciao ragazzi. Dal cielo. Aspetta la nave. Tanto cade la gru. Sì. Cade la gru. Cade la gru. Anche non cade per terra. Quando cade la gru. Però. Spari fuori. Mi ricordo che sto giocando a livello normale. Proprio per trovarlo. Quindi... Quindi moriranno molto facilmente i...